Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Oggi parliamo della interpretazione. Cantare in libertà. L'interpretazione di un brano, che sia in italiano, in inglese, in dialetto, è molto importante per chi ci ascolta. E la gente dice: mi arriva, non mi arriva. Che cos'è che arriva? Quello che arriva è l'emozione che noi riusciamo a trasmettere e questo lo facciamo attraverso l'interpretazione di un brano. Perché una frase detta in un modo può essere colta dall'ascoltatore in un modo specifico, detta in un altro modo arriva diversamente. Vediamo alcuni esempi. Una cosa che io vi consiglio di fare è quella prima di leggere il brano che dovete cantare, proprio leggerlo come se lo dovesse soltanto interpretare leggendolo. Ad esempio, io ho preso un brano che è Se telefonando, un brano interpretato da Mina, questo è stato scritto da Maurizio Costanzo, pensate. E andiamo a leggere le prime righe. Lo stupore della notte spalancata sul mar. Ci sorprese che eravamo sconosciuti io e te. Vediamo queste due righe. Ad esempio, se io voglio dare importanza al fatto che ci fosse uno stupore, dirò lo stupore della notte spalancata sul mare. Se invece io voglio dare più importanza e rilevanza alla notte, al fatto che fosse notte, dirò lo stupore della notte spalancata sul mare. E così via, ad esempio, spalancata, lo stupore della notte spalancata sul mar. Quindi noi sentiremo di più il termine spalancata. Se invece voglio far pensare di essere al mare, allora dirò lo stupore della notte spalancata sul mar. Quindi dove noi un po' ci soffermiamo, diamo più importanza a quella parola piuttosto che a un'altra. E questo fa parte di come noi sentiamo il brano e come lo vogliamo interpretare. L'interpretazione è la resa di un personaggio o di un testo da parte di un attore o di un esecutore, sempre Wikipedia. E quindi ognuno di noi può interpretare il brano a modo proprio, deve farlo a modo proprio, sempre per essere unici in tutto quello che facciamo. Ciao, se ti è piaciuto il video ti invito a mettere un bel mi piace qui in basso e se non l'hai ancora fatto ad iscriverti al mio canale. Seguimi inoltre anche sulla pagina Facebook Cantare in Libertà e se hai delle domande da rivolgermi, non esitare a scriverle nei commenti. Grazie.